Dai, Previ, facci ridere, altrimenti ti picchiamo. Questo è il reparto inediti. Inediti. Mandati da voi. Voi. Perché voi siete come noi. Purtroppo per questa voi. Trasmissione. Anonimo. Di no, c'è uno che si vergogna. Non si più. Non so, ve lo dico subito. Come è arrivato anonimo? Ve lo dico subito, su 4 segnalazioni, 3 sono anonime, perché ormai la gente si vergogna. Hai fatto tutta sta stava pardella per ringraziarli. Gli insulti alla mamma sono una delle cose più sgradevoli, però purtroppo più comuni, insomma. Ogni tanto gliene scappa uno anche agli Enigma, ma non è che loro si lasciano andare ad insulti scontati e banali. No. I loro insulti sono originali, ricercati e in gregoriano polifonico. In Sennes, ad esempio, dicono: tu madre dice poemi. Che offesa sarebbe? Tu madre dice poi. Vabbè, ma è gregoriano, non è gregoriano, che non so. A meno che usa la tecnica del delfino, allora certo. È una bella offesa. Forse sì, ecco. Il secondo anonimo, vi ricordate il camper di Renzi? Sì, come no. Okay. Lo hanno venduto. È roba sorpassata comunque. Per le primarie del PD, dicono i baby bird in You're Gorgeous. Sapete con quale mezzo arriverà Renzi? No. Renzi in motocar. You took me to your rented motocar. In motocar, è vero. You took me to your rented motorcar. Matteo, ti abbiamo trovato il nuovo mezzo di locomozione. Ma ti abbiamo trovato pure l'inno del partito, Gorgeous. Giubbettino di pelle, occhialoni e su in motocar. Guardate, arriva il Renzi in motocar. You took me to your rented motorcar. Bellissima. Tristezza, Renzi che arriva. Questo passa al convento. Altro anonimo. Mamma, perché non mi compri lo skateboard? Me lo compri lo skateboard? Dai, me lo compri lo skateboard? Perché non me lo compri? Il mio amico Racalbuto. Che non è l'arbitro, no? Il mio amico Racalbuto ce l'ha? Forse l'arbitro. Il mio amico Racalbuto ce l'ha e io no, dice Seritanki and the System of a Down in Sugar. E infatti dice esattamente: Racalbuto allo skateboard. Racalbuto! Allora, invece di insultare gli arbitri, esatto, con quelle solite storie su suon, eccetera, hai lo skateboard, ad esempio. Però, tu, Racalbuto. Ah, lo senti come lo scandisce bene? Hai capito? Racalbuto allo skateboard. Altro che orologi d'oro, qua c'è lo scandalo degli skateboard. Questo genetto lo dice il signore dietro di te con il rennino. Racalbuto allo skateboard. E pensate che non è neanche la migliore. La migliore quando arriva? Ci sono ascoltatori che devono entrare in ambulatorio o che sbagliare poi medicine, probabilmente. Scusate, no, dovete rimanere qui perché oggi rinizia anche Fabio Volo in diretta dal Partenone di Atene. Da dove vai in onda oggi, Fabio? Da Milano. No, le Maldive. Io so che abbiamo... c'è il track alle Maldive. Ma stiamo scherzando? C'è il sicuro, l'ho visto. C'è il DJ track, è partito per Malè l'altro ieri, ragazzi. Malè, non Milano, giusto. Malè. Ah, Seychelles, scusate. Dalle Mauritius, vai in diretta il volo del mattino. Allora, dopo i canti gregoriani, heavy metal, naturalmente, e il pop inglese, arriva la vostra tazza di tè, cioè cartoni animati. Oh, che bello! Quindi gran finale con cartoni animati. Chi ce lo segnala? Ale, Silvio e Soraya da Pistoia. Sì. Okay, stiamo parlando dell'orchestra e coro di Augusto Martelli con Gatchaman, la battaglia dei pianeti. La battaglia dei pianeti, certo. Dopo 105 episodi di Gatchaman. Sì, bello, cioè, è lungo. Sì, bello, sì, però. Marrone, sai che palle. Sai cosa ci vorrebbe? Ma la cosa più eccitante è una botta al comandante. Ken, l'aquila. Ragazzi, se il comandante se ne fa preoccupato, Ma la cosa più eccitante è una botta al comandante. Altro che l'aquila, Giulio, il delfino. Ancora, ultima volta. Ma la cosa più eccitante è una botta al comandante.
una botta al comandante e passa la paura. È passato anche il nostro tempo a disposizione, ma noi torniamo domani qui con tutto il cast di Chiamate Roma 3131 tra le 700 e le 900. Ora linea, abbiamo detto, a Rio de Janeiro, da dove va in onda Ulaud. Ben tornato Fabio, buon lunedì da parte di Giorgio Gabriele e Furio. Ciao, a domani. Anche questa puntata di Chiamate Roma 3131 è terminata. Cosa hai imparato oggi, Massimiliano? Se in alcune arene clandestine si scommette sulla lotta tra forfora e shampoo antiforfora. Grazie, Massimiliano. Prego. Appuntamento a domani.